Pace di Cristo a tutti gli ascoltatori di podcast Antioca. Questo ministero è sotto la responsabilità della Chiesa Antioca di Torino, per l'edificazione ed esortazione di tutti coloro che lo ascoltano. Ogni domenica ci riuniamo per glorificare il nostro Signore Gesù Cristo. Invita qualcuno a venire alla casa dell'Eterno, come è scritto in 1 Timoteo 2 verso 3, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Vi invitiamo inoltre a visitare il nostro sito www.antioca.it e di scaricare l'app Antioca. Segui la nostra pagina ufficiale Facebook Antioca Apostolic Church. Buon ascolto e Dio vi benedica. Antioca è un ministero della Chiesa di Torino e Milano. Il proposito del podcast è edificare la Chiesa locale, testimoniare quello che Dio ha fatto in noi e lasciare il fondamento apostolico alla prossima generazione, la nostra successione apostolica, fino al ritorno del nostro Signore Gesù. De tu gran poder no es fácil de entender. Mi corazón se acerca a ti con entrañable amor. Mi ser se eleva hacia ti para sangre que se derramó me libertó a mí. Grande de tener.
Salmo 31. Richiesta di liberazione e lode al Signore. Salmo di Davide. In te, o Eterno, mi sono rifugiato. Fa che io non sia mai confuso. Liberami per la tua giustizia. Porgi a me il tuo orecchio, affrettati e liberami. Sii per me una forte rocca e un luogo fortificato per salvarmi, poiché tu sei la mia rocca e la mia fortezza. Per amor del tuo nome, guidami e conducimi. Trammi fuori dalla rete che mi hanno teso di nascosto, perché tu sei la mia rocca forte. Nelle tue mani io rimetto il mio spirito, tu mi hai riscattato, Eterno, Dio di verità. Io detesto quelli che si attaccano a vanità ingannatrici, ma confido nell'Eterno. Esulterò e mi rallegrerò per la tua benignità, perché tu hai visto la mia afflizione e hai compreso le angosce della mia anima, e non mi hai dato in mano al nemico, ma hai messo i miei piedi in un luogo spazioso. Abbi pietà di me, o Eterno, perché sono angosciato. Il mio occhio, la mia anima, le mie viscere sono consumati dal dolore, perché la mia vita viene meno per l'afflizione e i miei anni per il pianto. La mia forza viene meno a causa delle mie iniquità e le mie ossa si consumano. Sono diventato un obbrobrio per tutti i miei nemici, ma soprattutto per i miei vicini, e uno spavento per i miei conoscenti. Quelli che mi vedono fuori fuggono lontano da me. Sono dimenticato dal cuore loro come un uomo morto, sono simile a un vaso rotto. Poiché odo le calunnie di molti, tutto intorno è spavento, mentre essi si consigliano assieme contro di me e complottano di togliermi la vita. Ma io, o Eterno, confido in te, ho detto: tu sei il mio Dio. I miei giorni sono nelle tue mani, liberami dalla mano dei miei nemici e da quelli che mi perseguitano. Fa risplendere il tuo volto sul tuo servo, salvami per la tua benignità. O Eterno, fa che io non resti confuso, perché ti ho invocato. Siano confusi gli empi e siano ridotti al silenzio dello Sheol. Ammutoliscono le labbra bugiarde, che parlano sfacciatamente contro il giusto, con alte regie e con disprezzo. Quanto è grande la tua bontà per riservi per quelli che ti temono, e che usi in presenza dei figli degli uomini verso quelli che si rifugiano in te. Tu li nascondi nel segreto rifugio della tua presenza, delle insidie degli uomini. Tu li custodisci in una tenda al sicuro dalla contesa delle lingue. Sia benedetto l'Eterno, perché mi ha usato grande benignità, mettendomi come in un luogo fortificato. Quanto a me, nel mio smarrimento dicevo: io non sono stato allontanato dalla tua presenza, ma tu hai udito la voce delle mie suppliche quando ho gridato a te. Amate l'Eterno, voi tutti, suoi santi. L'Eterno custodisce i fedeli e retribuisce largamente quelli che agiscono con alteragia. Siate forti, e voi tutti che sperate nell'Eterno, ed Egli renderà saldo il vostro cuore. Una potente parola, ascoltare il Salmo 31. Pace di Cristo, Dio vi benedica grandemente. La voce della sorella Nancy, adesso a Marsala, insieme al suo bello sposo, al fratello Gerardi, servendo nella chiesa di Marsala sotto il pastore Valenti, e sua moglie, la sorella Giovanna. Dio vi benedica grandemente, fratelli. Siamo arrivati al giorno 31, 31 agosto 2017. Io prego che, dopo aver registrato o fatto questo podcast live di 31 giorni in continuazione, possa per il resto della tua vita in Cristo avere almeno un punto di riferimento, una spinta per pregare ogni giorno
della tua vita, per il resto della tua vita, in Cristo Gesù. Un qualcosa speciale, un incoraggiamento a cercare della sua faccia. Parla il pastore Pedro Guzman della Chiesa Antioca di Torino, arrivando a Genova. Anche Dio benedica il nostro caro ministro Longo Enzo, l'aiuto idoneo insieme a sua moglie per la opera di Torino. Anche un caro saluto al nostro caro ministro Alessandro Braccuto a Milano, servendo fedelmente nel nome di Gesù, anche arrivando verso Brescia e Bergamo, nel santo nome di Gesù. È un giorno speciale e ogni giorno, ogni mattina, prima che tutto, grazie Signore. La tua misericordia è nuova ogni mattina e io voglio essere primo e prendere la mia porzione di benedizione per questo giorno. E prima di iniziare a parlare con te, Signore, a condividere, benedice tu anche ogni ascoltatore che sta ascoltando adesso, la sorella Rudy, la bella Montanaro, fedelmente nel nome di Gesù, presto al mattino, e tanti della Chiesa che ascoltano in giornata alla sveglia, Dio vi benedica. E questo prossimo canto, se possiamo cantarlo nel nostro cuore, cantarlo da casa, io mi arrendo a Lui. Dio ti benedica, Chiesa, continueremo a parlare. C'è un qualcosa da dire nel suo tempo, nel nome di Gesù.
è un straordinario canto, semplicemente per dirle al Signore: è il tuo giorno, io mi arrendo a te completamente in questa giornata, Signore. Sia fatta la tua volontà, Signore. Ci sono delle cose importanti che devo fare oggi, appuntamenti che sono importanti, Signore, parole che dobbiamo condividere, Signore. Prendi tu adesso controllo. La tua parola, Signore, dice che quando la parola esce dalla nostra bocca, tu avete già il controllo di tutto, lo sa tutto. Oh Signore, che grande, Signore. Sono le tue meraviglie, Signore. In una giornata come oggi, il Salmo inizia: in te, o Eterno, mi sono rifugiato. Fa che io non sia mai confuso. Liberami per la tua giustizia. Fratelli, questo è il Salmo 31, verso 1. Sapete una cosa? Tante volte ci troviamo, come per dire, in un pozzo, una fossa, dove non possiamo uscire, la disperazione arriva. Alziamo il nostro grido al cielo, li ricordiamo al Signore: Signore, io sono salvo, ho creduto in te, mi ho ravveduto, mi ho battezzato, come dice la Scrittura, nel tuo santo nome, per il perdono dei miei peccati. Ho ricevuto lo Spirito Santo. Tante volte quando prego, mi lascio andare da te, e la tua presenza mi dona l'abilità di parlare, di pregare in altre lingue, con conoscenza, anche senza conoscenza. Ma oggi mi trovo in problemi. Questo è veramente un bel angolo di questo Salmo 31. Nella tua salvezza, Signore, io mi trovo in problemi. Mi ricordo una volta un fratello in chiesa dirmi: pastore, non ho bisogno, perché pregare di questo? Non ho bisogno di leggere questi salmi perché nessuno mi sta perseguitando con una spada, o nemici che vengono a ammazzarmi. Fratelli, tante volte la persecuzione o un grido di aiuto è semplicemente per situazioni difficili dove ci possiamo trovare. Forse le conseguenze delle nostre brutte decisioni, e possiamo fare delle brutte scelte, anche scelte che non gradiscono a Dio. E per un momento di distrazione, allora la Scrittura ci insegna: rifugiati nella tua fede e preghiera nell'Eterno, perché Lui è il rifugio. E in questa preghiera non vogliamo, in una situazione di problema, essere mai confuso. Fratelli, a volte commentari che si fanno in contra di noi
con ragione, senza ragione, impattano la nostra reputazione, il testimonio. Forse il debito si è convertito in un nemico. Forse l'ignoranza di non sapere che fare in una situazione importante diventa anche un nemico. Il verso 2 dice: porgi a me il tuo orecchio, affrettati a liberarmi, Signore. Sì, per me una forte rocca è un luogo fortificato per salvarmi. Vuol dire, nella mia ignoranza di che fare in una situazione difficile, le posso dire al Signore: Signore, tu sei la mia rocca, la mia fortezza, per amore del tuo nome guidami e conducimi. Possiamo con sincerità dirle al Signore: non è che la tua mancanza, la tua guida ha mancato o il tuo condurre ha mancato. Quello che ha mancato veramente è stato la mia attenzione verso di te e ho perso il controllo. Il verso 5: nelle tue mani io rimetto il mio spirito, tu mi hai riscattato, o eterno Dio di verità. Io detesto quelli che si attaccano a vanità ingannatrice, ma confido nell'Eterno. Esulterò e mi rallegrerò per la tua benignità, perché tu hai visto la mia afflizione e hai compreso l'angoscia della mia anima. E non mi ha dato in mano dell'nemico, mi hai reso ai miei piedi un luogo spazioso. Vuol dire una via di uscita. Vuol dire che forse pregando riceverete oggi la risposta a quella decisione difficile, la risposta a che fare, forse anche con il debito che può perseguirti, per esempio, o alcun'altra situazione. Il verso 9 dice: abbi pietà di me, o Eterno, perché sono angosciato. Dove mi trovo adesso, fratelli? Con sincerità possiamo dirle al Signore: abbi pietà di me, o Signore, o Eterno, o il mio Padre, sono angosciato. Il mio occhio, la mia anima e le mie viscere sono consumati dal dolore. Forse c'è preoccupazione, ma riprendendo il verso 14: ma io, o Eterno, confido in te. Ho detto: tu sei il mio Dio, i miei giorni sono nelle tue mani. Liberami dalla mano dei miei nemici e da quelli che mi perseguono. Io dichiaro una benedizione su chi ascolta oggi, adesso, con sincerità e verità, con un cuore puro davanti a Dio, e dichiaro la uscita, la benedizione, la benignità del Signore, di trovare una via di uscita per la sua gloria, per amore del suo nome. Che se c'è veramente questa situazione davanti a te, forse la risposta
è molto più semplice. O alla mano, il Signore te la farà vedere oggi, nel nome santo di Gesù. E quello è la mia preghiera. Il Salmo 31 è una preghiera di fede. La fede e la preghiera, la comunione con il Signore, camminano insieme. Il Signore è veramente il nostro liberatore e custodisce la nostra anima quando siamo in problemi. E se mi devo trovare in un pozzo al buio dove non so che fare, il mio grido deve essere sempre verso il Signore. È Lui la mia risposta. Gloria al nome santo di Gesù. Ieri sera ho chiesto a mia moglie tardi in serata, anche alla sorella Gianette, condividere forse un pensiero e passare la parola prima alla sorella Maria. Faremo una pausa e dopo la sorella Gianette. Nel nome di Gesù. La sorella Gianette è la nostra prima anima in la chiesa di Torino. L'abbiamo conosciuto in settembre del 2008, dopo il nostro arrivo a questa città, e è stata una scelta del Signore per lei essere la prima anima, la prima colonna della chiesa di Torino. Andiamo avanti in questo glorioso giorno. Passo la parola a mia moglie, la sorella Maria. Pace di Cristo. Salmo 31. Richiesta di liberazione e lode al Signore. Salmo di Davide. In te, o Eterno, mi sono rifugiato. Fa che io non sia mai confuso. Liberami per la tua giustizia. Porgi a me il tuo orecchio, affrettati e liberami. Sii per me una forte rocca e un luogo fortificato per salvarmi, poiché tu sei la mia rocca e la mia fortezza. Per amor del tuo nome, guidami e conducimi. Trammi fuori dalla rete che mi hanno teso di nascosto, perché tu sei la mia rocca forte. Nelle tue mani io rimetto il mio spirito. Tu mi hai riscattato, Eterno, Dio di verità. Io detesto quelli che si attaccano a vanità ingannatrici, ma confido nell'Eterno. Esulterò e mi rallegrerò per la tua benignità, perché tu hai visto la mia afflizione e hai compreso le angosce della mia anima, e non mi hai dato in mano al nemico, ma hai messo i miei piedi in un luogo spazioso. Abbi pietà di me, o Eterno, perché sono angosciato. Il mio occhio, la mia anima, le mie viscere sono consumati dal dolore, perché la mia vita viene meno per l'afflizione e i miei anni per il pianto. La mia forza viene meno a causa delle mie iniquità e le mie ossa si consumano. Sono diventato un obbrobrio per tutti i miei nemici, ma soprattutto per i miei vicini, e uno spavento per i miei conoscenti. Quelli che mi vedono fuori fuggono lontano da me. Sono dimenticato dal cuore loro come un uomo morto, sono simile a un vaso rotto. Poiché odo le calunnie di molti, tutto intorno è spavento, mentre essi si consigliano assieme contro di me e complottano di togliermi la vita. Ma io, o Eterno, confido in te, ho detto: tu sei il mio Dio. I miei giorni sono nelle tue mani, liberami dalla mano dei miei nemici e da quelli che mi perseguitano. Fa risplendere il tuo volto sul tuo servo,
salvami per la tua benignità. O Eterno, fa che io non resti confuso, perché ti ho invocato. Siano confusi gli empi e siano ridotti al silenzio dello Sheol. Ammutoliscono le labbra bugiarde, che parlano sfacciatamente contro il giusto, con alterigie e con disprezzo. Quanto è grande la tua bontà per riservi per quelli che ti temono, e che usi in presenza dei figli degli uomini verso quelli che si rifugiano in te. Tu li nascondi nel segreto rifugio della tua presenza, delle insidie degli uomini. Tu li custodisci in una tenda al sicuro dalla contesa delle lingue. Sia benedetto l'Eterno, perché mi ha usato grande benignità, mettendomi come in un luogo fortificato. Quanto a me, nel mio smarrimento dicevo: io non sono stato allontanato dalla tua presenza, ma tu hai udito la voce delle mie suppliche quando ho gridato a te. Amate l'Eterno, voi tutti, suoi santi. L'Eterno custodisce i fedeli e retribuisce largamente quelli che agiscono con alteragia. Siate forti, e voi tutti che sperate nell'Eterno, ed Egli renderà saldo il vostro cuore. Pace di Cristo, amata Chiesa, in questo bellissimo giorno, questa bellissima mattina, che inizia questo nuovo giorno, 31 agosto 2017. Ringrazio il Signore per questo bellissimo salmo, il salmo 31, oggi 31 agosto. Mi ha colpito il versetto 22, perché molte volte ci sentiamo che il Signore non ci ascolta, che il Signore è lontano. Ma il Signore non è lontano, il Signore non ci abbandona, il Signore ci ascolta. Il Signore premia a coloro che lo cercano, che lo lodano, che lo adorano, in spirito e in verità. Il Signore è un galardonatore di coloro che lo cercano. E molte volte possiamo sentire il Signore è lontano, che magari si è allontanato di noi, che non lo sentiamo, non sentiamo la sua presenza, non sentiamo quella connessione che magari in un altro tempo abbiamo sentito. Ma non è così. Semplicemente sono stagioni che dobbiamo sperimentare nella nostra vita e dobbiamo renderci conto che veramente siamo noi che magari non mettiamo l'olio alla lampada e la lampada piano piano si va spegnendo e dobbiamo subito svegliarci, alzarci e permettere che il Signore rinnovi le nostre forze. Ma perché rinnovi le nostre forze dobbiamo aspettare in Lui, dobbiamo confidare in Lui, perché come diceva un altro versetto di questo salmo, quando ci sentiamo stanchi, che la forza ci abbandona, è per causa delle nostre iniquità, e per causa del nostro disprezzo alla parola o agli unti di Dio. E anche con le forze, le ossa no, vengono abbattute, vengono di meno. E dobbiamo meditare su questo, perché un figlio di Dio che cammina nello Spirito non perderà mai le forze, non si sentirà mai che le loro forze vengano meno. Anzi,
la parola dice che le sue forze saranno aumentate, avranno molte forze e voleranno alto come le aquile. Allora, quando un qualcosa del genere ci accade, dobbiamo meditare nel nostro camminare, nella nostra vita. E io ringrazio il Signore per questo nuovo giorno che Lui ci dona, che possiamo oggi dichiarare parola di vita, parola di forza, parola di benedizione sulla nostra vita e pregare che possiamo aspettare oggi in Lui, perché Lui possa rinnovare le nostre forze. Il Signore ci benedica in questo giorno. Pace di Cristo, amata Chiesa. Pace di Cristo, fratelli della Chiesa Antioca di Torino e Ored di Milano e tutti i radioascoltatori che ci sentiranno, che ci sentono in questo momento, che ci ascoltano in questo momento e ci ascolteranno nel futuro. Io ringrazio Dio per averci permesso di alzarci in questa mattina, così presto, di arrivare a oggi, giovedì 31 di agosto, e sentire la sua parola, ascoltare la sua parola, ascoltare este manà del cielo che ci aiuta e ci aiuterà in questo giorno a sostenerci. Avete udito il Salmo 31, che bella che è la sua parola. A me ha impattato i cinque primi versetti. E mi ha impattato quando ha detto il primo versetto che possiamo essere confusi. E qual salmista le dice? Le chiede a Dio di non essere mai confuso. Anche noi, fratelli, dobbiamo chiedere al Signore oggi e tutti i giorni di non essere confusi, di essere chiari, di non essere turbati, di non essere senza criteri, di non essere incerti, di non essere smarrito, perché tutto questo conlleva la confusione. E le dice il salmista: per la tua giustizia liberami. Che bello, solo il Signore, nessuno altro ci può liberare che il Signor Gesù. Liberarci di che? Di non cadere nella schiavitù del peccato, di essere prigioniero del nemico nuovamente. Fratelli, che in questo giorno dobbiamo chiedere al Signore che ci dia animo, che ci dia il coraggio per continuare a perseverare in Lui. Solo in Gesù siamo forti, come dice il versetto 3, tu sei la mia roccia e la mia fortezza. Solo in Gesù siamo forti, solo in Gesù abbiamo vigore, siamo solidi, abbiamo resistenza. Solo Gesù ci può dare la forza spirituale che abbiamo bisogno oggi e tutti i giorni della nostra vita. La parola di Dio dice che tutti i giorni non sono buoni, che ogni giorno porta il suo male. Dobbiamo chiedere al Signore che in questo giorno, come dice la sua parola, in il versetto 4,
tirami fuori dalla rete che mi hanno tessa di nascosto, poiché tu sei il mio baluardo. Come abbiamo detto, i giorni non sono buoni. C'è una rete in ogni momento di nascosto in che possiamo cadere. È solo chiedendole al Signore, che al Signor Gesù, che oggi Él sia il nostro baluardo in ogni circostanza, in ogni situazione, in ogni problema che dobbiamo affrontare, che si presenta in questo giorno, perché solo in Lui avremo la vittoria, perché solo il Signore, se ci mettiamo nelle mani del Signore, come dice il versetto 5, dobbiamo mettere la nostra vita, il nostro giorno, nelle sue mani, perché solo nelle sue mani siamo sicuri, perché dove meglio possiamo essere che nelle sue mani, perché solo il Signore ci ha rescatato a caro prezzo, come dice qua la parola, Dio di verità, perché ci sono dei di mentira, ci sono dei di bugia, ci sono dei che non sono verità. È l'unico che è veritiero, è l'unico che ci ha rescatato, è il nostro Signor Gesù Cristo. Pace di Cristo, fratelli, in questo giorno. Cara, cara, come hablaste con Moisés, podemos hacerlo hoy. Contigo, Espíritu de Dios, qué gozo esta comunión. Qué alegría esta coinonia. Non stanchiamoci, fratelli, di ascoltare la parola di Dio. Per una terza volta ascolteremo nel nome di Gesù questa saggia parola di Dio. E rendete conto che non importa quante volte tu ascolti la parola di Dio, sempre c'è quella volta che un verso prende la tua attenzione, e prego questo per te oggi. Io ti benedica, continuiamo avanti nel nome di Gesù. Prende 3 minuti 42 secondi per ascoltare questa parola di benedizione. Dio vi benedica grandemente, una gioia arrivare alla fine del mese settembre e per iniziare domani, se il Signore lo permette, nella nostra vita. Dobbiamo semplicemente ringraziare il Signore per tutto ciò fatto questo mese, riflettere, meditare nel suo nome. Dio vi benedica, Chiesa. Salmo 31. Richiesta di liberazione e lode al Signore. Salmo di Davide. In te, o Eterno, mi sono rifugiato. Fa che io non sia mai confuso. Liberami per la tua giustizia. Porgi a me il tuo orecchio. Affrettati e liberami. Sii per me una forte rocca, un luogo fortificato per salvarmi, poiché tu sei la mia rocca e la mia fortezza. Per amor del tuo nome, guidami e conducimi. Trammi fuori dalla rete che mi hanno teso di nascosto, perché tu sei la mia rocca forte. Nelle tue mani io rimetto il mio spirito. Tu mi hai riscattato, o Eterno, Dio di verità. Io detesto quelli che si attaccano a vanità ingannatrici, ma confido nell'Eterno. Esulterò e mi rallegrerò per la tua benignità, perché tu hai visto la mia afflizione e hai compreso le angosce della mia anima, e non mi hai dato in mano al nemico, ma hai messo i miei piedi in un luogo spazioso. Abbi pietà di me, o Eterno, perché sono angosciato.
Il mio occhio, la mia anima, le mie viscere sono consumati dal dolore, perché la mia vita viene meno per l'afflizione e i miei anni per il pianto. La mia forza viene meno a causa delle mie iniquità e le mie ossa si consumano. Sono diventato un obbrobrio per tutti i miei nemici, ma soprattutto per i miei vicini, e uno spavento per i miei conoscenti. Quelli che mi vedono fuori fuggono lontano da me. Sono dimenticato dal cuore loro come un uomo morto, sono simile a un vaso rotto, poiché odo le calunnie di molti, tutto intorno è spavento, mentre essi si consigliano assieme contro di me e complottano di togliermi la vita. Ma io, o Eterno, confido in te, ho detto, tu sei il mio Dio, i miei giorni sono nelle tue mani, liberami dalla mano dei miei nemici e da quelli che mi perseguitano. Fa risplendere il tuo volto sul tuo servo. Salvami per la tua benignità. O Eterno, fa che io non resti confuso, perché ti ho invocato. Siano confusi gli empi e siano ridotti al silenzio dello Sheol. Ammutoliscono le labbra bugiarde, che parlano sfacciatamente contro il giusto, con alte regie e con disprezzo. Quanto è grande la tua bontà per riservi per quelli che ti temono e che usi in presenza dei figli degli uomini verso quelli che si rifugiano in te. Tu li nascondi nel segreto rifugio della tua presenza, delle insidie degli uomini. Tu li custodisci in una tenda al sicuro dalla contesa delle lingue. Sia benedetto l'Eterno, perché mi ha usato grande benignità, mettendomi come in un luogo fortificato. Quanto a me, nel mio smarrimento dicevo, io non sono stato allontanato dalla tua presenza, ma tu hai udito la voce delle mie suppliche quando ho gridato a te. Amate l'Eterno, voi tutti, suoi santi. L'Eterno custodisce i fedeli e retribuisce largamente quelli che agiscono con alteragia. Siate forti, e voi tutti che sperate nell'Eterno, ed Egli renderà saldo il vostro cuore. Finalmente in questa mattina, 31 agosto 2017, ho trovato curioso il coro, un grande coro degli Stati Uniti che ha sentito andare a una prigione in Stati Uniti e ai prigionieri fare questo cantico, la mia vita e nelle tue mani, Signore. È fatto live, è vivo, e se può guardare il video di prigionieri in un stadio che semplicemente alzano le sue mani, pregando con lacrime, sicuramente tanti che non vedranno
una libertà terrestre nella loro vita, ma all'interno del loro cuore si può vedere una libertà totale in Cristo Gesù. E tante volte in questo mondo ci sentiamo che siamo o sembriamo prigionieri di questo mondo, ma non è così, fratelli, siamo liberi in Cristo Gesù. E dichiaro una benedizione grande per la tua vita con questa ultima parte della puntata di oggi, che il Signore possa benedire la tua vita, se ascoltate adesso o più tardi o una data futura. Ti dico, la nostra vita è nelle mani del Signore. Riconoscelo e andate davanti a Lui con un cuore aperto. Pace di Cristo. My life is in your hands.
Grazie per il vostro ascolto. State ascoltando il podcast Antioca.it. Questo podcast è un ministero della Chiesa Apostolica Antioca Torino e Horeb Milano. Il podcast è sotto la responsabilità della Chiesa Antioca di Torino. Tutta la nostra informazione è sul sito antioca.it, incluso l'applicazione per i smartphone Android e Apple. Grazie per la vostra visita.